presepe vivente a Rosarno, organizzato da Don Rosario, dalla parrocchia Maria Santissima Addolorata, naturalmente insieme a Don Rosario ci sono chi ha organizzato. Come è nata l'idea e quali sono le finalità? Allora, questa iniziativa è nata dal gruppo famiglia della parrocchia, che già da questa è la seconda edizione in questi 5 anni che io sono parroco qui a Rosarno, e il gruppo famiglia ha avuto questa idea di organizzare un anno di presepe vivente, un anno da passione che impegna tantissimo veramente, perché c'è l'impegno di tantissime persone. Che l'iniziativa è nata dal gruppo famiglia e poi da questo gruppo è stato esteso a tutti i gruppi della parrocchia. Questa è una parrocchia viva, una parrocchia di 7500 abitanti, e quindi ogni anno tantissima gente viene impegnata in queste attività. Che ci sono tante comparse in questo presepe vivente, ora non so il numero preciso, più o meno 80 come personaggi del presepe. Ma per realizzare tutto ciò è costato il lavoro? Certo, noi abbiamo deciso di finalizzare questa cosa intanto per rendere l'idea di questa piccola Betlemme che abbiamo realizzato a Rosarno. Per farlo ci siamo sicuramente mobilitati attraverso molti artigiani che ci hanno dato una mano e che fanno parte del gruppo famiglia e della parrocchia, quindi lavorano attivamente all'interno della comunità. Uno ce l'abbiamo di qua, uno ce l'abbiamo di qua, molti sono... Due battute li facciamo, anche perché... Certo, credo che il tutto non è stato realizzato in qualche giorno, ci è voluto un tempo. No, ci abbiamo impiegato due mesi. Vabbè, la sera a tempo perduto, dai, non è che abbiamo 2 mesi di lavoro effettivo. È la passione. Ci bisticciamo, però poi siamo tutti uniti. Siamo tutti uniti, è vero, sì, sì. Chi poco e chi tanto abbiamo fatto tutto. Abbiamo partecipato. Sì, sì. E poi stavamo dicendo che ci siamo autofinanziati, abbiamo cercato di raccogliere quanto più possibile attraverso la vendita di biglietti, ci siamo anche avvalsi dell'aiuto della parrocchia di Don Rosario e anche del comune di Rosario. Il sindaco Giuseppe Nacci è stato molto vicino, ci è stato vicino e ci ha dato la possibilità anche con un bel contributo. Poi c'è stata una riffa di beneficenza, poi anche i soldi raccolti dai partecipanti al presepe, ci siamo autofinanziati in parte. E questa è una bella pagina a Rosarno, che Rosarno è conosciutissima in tutta l'Italia per triste notizie, ma naturalmente da Rosarno una pagina positiva, il presepe organizzato proprio dalla parrocchia di Don Rosario, e naturalmente in bocca al lupo per... Grazie. Grazie.